la faida che si sta consumando a Palermo. Altro che padrino, altro che logiche mafiose. Questa cosa mi ha toccato. Io non sono stato mai, non sono andato mai sempre d'accordo con Tommaso Calderone, questo lo voglio dire, io, il mio stile, lui ha il suo, però quello che sta subendo onestamente mi fa schifo. Io non so se quello che sta subendo il capogruppo di Forza Italia Calderone sia un reato o meno, perché lui è penalista, sa quello che deve fare, ma mi risulta che non so se c'è stato un tentativo di concussione, onestamente non appartiene a me qualificare questo eventuale reato. Vi dico la sostanza, pare che sia stato minacciato, pare che ci sia stato qualcuno che ha avuto, che è stato talmente deficiente di minacciarlo e di dire: se tu non ritiri l'emendamento di cui ora parliamo, che hai presentato, ti sfiduciamo da capogruppo di Forza Italia. È un ricatto, è un condizionamento, è un tentativo di concussione, forzare un pubblico ufficiale, non appartiene a me dire queste cose, ma si sta verificando questo, state attenti. Questa è una cosa delicata che vi dimostra quando poi la banda Bassotti agisce con la logica politico-mafiosa. Perché io non ci voglio avere a che fare con questi ambienti? Perché quando decidono di ammazzarti usano qualunque forma di lupara. Oggi tocca a Tommaso Calderone. Tommaso Calderone è capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano. Ha presentato una norma che si dovrebbe discutere oggi, che prevede, che impedisce al presidente Nello Musumeci di fare shopping politico e di fare campagna elettorale sulle spalle dei siciliani, di continuare così, cioè blocca la nomina nella sanità e in altri enti dei rappresentanti, direttori generali e quindi posti di sottogoverno e quant'altro, e quindi impedisce al buon Musumeci di farsi la campagna elettorale a colpi di nomina.